Ciao amici, bentrovati e bentornati sul mio canale. Io sono Emanuele, per chi non mi conoscesse, io recensisco libri, film, serie TV, prodotti, cibo, ristorante, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, io mi piace raccontarvi quello che penso. E oggi vi voglio raccontare quello che penso dell'ultimo libro che ho letto, uno degli ultimi libri che ho letto. Parliamo di Zo, un bestseller davvero molto interessante, scritto da Paola Barbato. Paola Barbato, scrittrice del 1971, bresciana di adozione, in quanto lei nasce a Milano e si trasferisce poi a Brescia in realtà, a Desenzano del Garda. Però insomma, una bresciana doc, diciamo così, lei così si definisce. Ma quello che conta in questo video è quello che è il libro. Zo, un libro che fa parte di una collana composta da altri titoli, come ad esempio Io so chi sei, Vengo a prenderti, Io ti troverò. Mi sembra Io so chi sei. Ah no, non Io ti troverò, non ti faccio niente. Comunque, in questo libro Zo troviamo una protagonista davvero molto interessante, una giovane Anna che si ritrova di punto in bianco rinchiusa in una gabbia. Lei si sveglia da un sonno nel quale non ricorda nulla, un sonno privo di sogni, nel quale una volta sveglia non ricorderà nulla di quello che è successo ore prima. Sa soltanto che si è svegliata con i vestiti del giorno prima addosso, dentro questa gabbia completamente buia. Un buio così forte, così denso, alla quale gli occhi faticano ad abituarsi, e lentamente, lentamente riusciranno a intravedere queste sbarre che saranno da questo momento in avanti il confine della sua esistenza. Esistenza che però verrà condivisa con gli altri abitanti di questo capanno, nel quale sono rinchiusi appunto questi compagni, questa collezione di un folle che nessuno ha mai visto, ma si sa che c'è, perché la sua presenza è forte, tangibile, di buio, al buio e di giorno. E lei dovrà in questa circostanza trovare la forza di combattere questo suo aguzzino, oppure perire alle sue in questa sua collezione di persone che ognuno a suo modo ha avuto a che fare l'uno con l'altro, o hanno un motivo, fra virgolette, un motivo per essere lì. E nel corso di questo romanzo, nel corso della lettura di questo libro, che tra l'altro è anche molto fluido e scorrevole, riusciremo pian piano a inquadrare i vari tasselli per metterli poi così al loro posto e giungere a un quadro completo di quello che è la visione che la scrittrice vuole trasmetterci. Questo è un libro interessante, ti porta, grazie alla sua capacità di descrivere l'ambiente, in una realtà vera che però fortunatamente non è capitata a te, e non puoi fare a meno che leggere e andare avanti, continuare a divorare capitoli su capitoli fino a che non arrivi alla fine del libro e tiri magari un sospiro di sollievo, oppure rimani a bocca aperta. Non ve lo dico, ma vi dico quello che penso. Il mio voto è 4,5, non perché sia un brutto libro, anzi ve lo consiglio caldamente. Se lo avete letto, fatemi sapere cosa ne pensate, o se avete letto anche gli altri titoli, Non ti faccio niente, Io so chi sei e Vengo a prenderti, perché sono libri che veramente vale la pena di leggere. Questo io ve lo consiglio assolutamente. Leggerò sicuramente anche gli altri titoli. Se la mia recensione vi è piaciuta, lasciate un like, sottoscrivetevi al mio canale, attivate la campanella visto che ci state, e condividete il video e il verbo con tutti i vostri amici. Io vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto alla prossima video recensione. Un abbraccio, ciao ragazzi!